Francesca, ciao a tutti. Ciao a tutti. Buongiorno. Questa è per te la tua postazione. Ciao. Ciao a tutti. Ve la ricordate questa canzone? La alziamo un po'? L'inizio esplosivo della tua storia nel 1991-92. Sì, esatto. Abbiamo portato nella portineria di Radio DJ una cassetta all'attenzione di Claudio Cecchetto che ci ha veramente scoperto, perché eravamo stati praticamente non calcolati da tutta la discografia italiana con dei pezzi come Hanno ucciso l'uomo ragno, Come mai, Tieni il tempo, una canzone d'amore, Finalmente tu, che facciamo stasera in inglese. E Claudio Cecchetto, che è un vero Walt Disney italiano, ci ha scoperto con Non me la menare, che era un pezzo minore, ma ha capito subito, diciamo, che c'era una storia, c'era qualcosa da raccontare dalla provincia di Pavia, due ragazzi irrisolti, come eravamo io e Max, e come un po' lo siamo anche adesso, sicuramente tutti e due, anche se lui è una pop star e io sono, diciamo, un avventuriero, però siamo ancora tutti e due un po' irrisolti come all'epoca. Ma guarda, allora, questa è una storia che, come giustamente dici tu, parte dalla provincia di Pavia e che viene raccontata, mi alzo così lo prendo, in questo libro, Non ho ucciso l'uomo ragno, gli 883 e la ricerca della felicità, scritto con Mauro, ma con Massimo Cotto, che salutiamo. Questo. E che ci racconta proprio quando tu, sui banchi di scuola, vedi qualcosa, una scintilla in Max. Diciamo, io capivo che Max era la persona più interessante, con più argomenti che conoscessi. Volevo interessarlo. Mi piaceva perdermi nei suoi occhi quando raccontava delle cose. Io cercavo anch'io di raccontare delle cose, volevo essere alla sua altezza, perché quando mi perdevo nei suoi occhi veramente era quasi un déclic surrealista. Cioè, dalla terza liceo, ogni volta che mi raccontava qualcosa mi faceva fuggire altrove e anch'io avevo voglia di raccontare qualcosa. Quindi e quando ci vediamo adesso, anche se non siamo più compagni di banco, ma quando ci vediamo sghignazziamo e abbiamo veramente un universo in comune. Sì, un materiale immaginario comune. Questa amicizia che nasce sui banchi di scuola a un certo punto si trasforma in musica. Certo. Qual era il tuo sogno in quel momento della tua vita? Allora, veramente in quel momento della mia vita io volevo assolutamente che facessimo qualcosa di bello o a livello autoriale o a livello scena. Ma veramente ti assicuro che volevamo solo passare il tempo. Abbiamo questo diagonalone di Pavia o nella nebbia l'inverno, nella canicola l'estate, da attraversare, questo 14:30, 19:30 quotidiano, attraversare facendo qualcosa e perché no mettendoci nella cantina di Max a fare della musica, a raccontare delle cose, a fare dei trasferelli del nostro quotidiano, che poi era il quotidiano di milioni di altri adolescenti allora e forse di adesso ancora, perché grazie. Raccontavamo la nostra vita, che era la vita di tutti, poi, diciamo. Però avevate anche una grande fantasia, cioè ascoltavate tanta bella musica, eravate, diciamo così, dei ragazzi con antenne a 360 gradi. Eravamo dei consumatori di musica, lo siamo ancora adesso, eravamo degli spettatori, e sono sicuro che lo siamo tutti e due ancora adesso, e quindi volevamo fare una musica che piacesse a noi, quindi mischiavamo dal rock al rap, all'R&B, alla soul, alla pop. Abbiamo cercato veramente, partendo dal rap, campionando delle cose, perché all'inizio non suonavamo, avevamo due dita sull'M1 Korg e prendevamo, all'epoca era legale, anzi era una disciplina da rapper, prendevamo, non so, la chitarra da un pezzo, la batteria da un altro. Quindi facendo questo mix generale di gusti musicali veniva un nuovo pop italiano, che era il pop che avremmo sognato di ascoltare, il pop degli 883, diciamo. Ascoltiamo il pop degli 883. Ma sì.
ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Stravolta, ma anche la nostra, perché siamo ancora qui tutti a chiederci, guarda, oggi la vedi quella signora lì, si chiama Clara, no? Sì. Allora, io ho detto a questa signora, Clara, te lo ricordi chi ha ucciso l'uomo ragno? E lei ha detto, sì, ma ancora non si sa. Non si sa, esatto, non si sa. Ma... Sono da tanti anni fa. Ok. E ancora se lo chiede, ma adesso noi te lo stiamo per dire. All'apice del successo... A 25 anni più o meno, sì, 24. Tu decidi di scendere da quella ruota. Sì. E di dire ciao ai successo, ai soldi, alla vita che facevate. Io mi consideravo comunque uno che doveva arrivare alla fine della giornata cercando di essere soddisfatto di me stesso. Adesso fa un po' ridere parlare di sogno americano, e a livello politico, e a livello... Ma all'epoca, alla fine degli anni 80, inizio anni 90, io avevo veramente voglia di andare a New York a vivere nel Greenwich Village, a downtown. Adesso è un po' comico, però all'epoca avevo veramente voglia di andare a vivere a Los Angeles, a Beverly Hills, o a Miami. Quindi il tuo sogno non ti bastava? Ma non mi bastava, io ero un fiume in piena che dovevo andare avanti. Poi chiaramente a volte porti via tutto quando sei in piena, quando sei in forma, ma volevo veramente arrivare alla fine della giornata contento di me stesso. Ecco. E quindi cosa succede? E quindi io, cioè, una volta dico a Max, Max, io vado a Miami, forse non torno, perché all'epoca poi, diciamo, volevo andare alla settimana della moda perché avevo visto una ragazza molto bella, quindi abitava a Miami, ho cercato di andarla a raggiungere, poi forse ho messo la barra del salto in alto troppo in alto, sono saltato proprio in basso, ma senza neanche toccare l'asta, però vabbè, ci ho provato, gareggiato, lo farei ancora adesso e lo faccio ancora adesso, tra l'altro, quindi... Questa è una cosa che mi piace tantissimo, perché i nostri ragazzi molte volte non gareggiano più neanche. Ma bisogna gareggiare, ma si fa... Ma, chiaro, no, ma, cioè, guarda che lo sappiamo benissimo che non si vince sempre e non si può vincere sempre, ma cioè, fai 20 match, almeno due ne vinci. Cioè, fanne 20 e vedrai che due o tre ne vince, quello che io penso. Il tuo libro... Continua ad avere delle belle recensioni. Sì. Addirittura lo consigliano, no? Dice, ai ragazzi dovete far leggere questo libro. Bene. Perché tu, non potendo raggiungere quel sogno americano, ma senza mai dimenticarlo, comunque ti sei proposto per cambiare vita, continuare, certo, a lavorare. Certo. Che cosa succede? Vai da tua madre e le dici... Ma in effetti mia madre lavorava all'ufficio provinciale di collocamento di Pavia, riceveva molte richieste da Disneyland per degli italiani che andassero a lavorare lì, quindi mi dice Mauro, oltre a laurearti, e io mi sono laureato solo per lei, devi anche assolutamente avere un lavoro fisso, 9, 18, così almeno sei tranquillo, così. Quindi vado a Disney, dico, senza parlare della musica, così, nessuno mi conosceva. Senza presentarti come Mauro, presentarmi, dico, guarda, io sono laureato in lettere, vorrei lavorare da voi, così, una laurea in lettere. Quindi il giorno dopo mi ritrovo subito vestito da cowboy o da marinaio o da fantasma a Frontierland. Quindi vedi come bello. Serve la... Posso dire una cosa? Sì. Magnifico. No, ma magnifico, sì, è bello, diciamo. No, no, per una come... Per me è bellissimo. No, sì. No, sì. Bello, bello, vero, sì, sì. Nuovo, diciamo, sono partito da zero, quindi mi piaceva questa nuova avventura. Quindi mi trovo veramente a Frontierland tutta la giornata finché uno di Pavia, che era il vicepresidente di Disney, mi riconosce. Quindi mi mette adesso, dove sono attualmente, nel dipartimento più bello di Disney, a Business Solution.
dove faccio attualmente l'event executive con degli eventi. E quindi fai carriera dentro il parco e diventi un manager. Esattamente. La tua vita quindi si realizza lo stesso. Ma sì, diciamo, all'epoca mi piaceva questo metro boulot dodo, come dicono i francesi, quindi metropolitana, lavoro e divano, dormire, guardare la televisione. Mi piaceva questa normalità, la ricercavo e ne ho goduto veramente, sì. Quindi sei uscito da, diciamo così, quella lunga scia luminosa di successo. Sì. Sei sceso dalla ruota su cui stavi fino a quel momento. Sei salito su un altro tipo di ruota, molto diversa. Molto diversa. Guardando indietro, ti sei mai pentito? Mai, mai. Non ho neanche mai guardato indietro. Quando riparti da zero non devi avere nessuna zavorra. Mai un fiume in piena va avanti, traccia dritto, non guarda mai indietro. Sei sempre stato così ottimista? Sempre. Guardiamo cosa hai lasciato nel cuore della gente. Benissimo. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. Forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché. Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Nord, sud, ovest, est. E forse quel che cerco neanche c'è. Oh, nord, sud, ovest, est. Starò cercando lei o forse me. Ma come mai? Ma chi sarai? Per fare questo a me. Notti intere ad aspettarti. Ad aspettare te. Dimmi come mai? Ma chi sarai? Per farmi stare qui. Qui seduto in una stanza. Pregando per un sì. Tutti cantano gli 883, di qualunque età. Ci fa piacere, evidentemente, perché anche noi ci riempivamo il pomeriggio con questa gioia di queste canzoni che ci portavano compagnia, quindi mi fa piacere che ancora adesso portino compagnia alle persone, chiaro. Perché hai aspettato così tanto tempo prima di raccontarti? Ma volevo mettere proprio in ordine la mia camera a livello buttare via le cose vecchie, i vecchi ricordi impolverati. In realtà non erano impolverati. Cioè, quando li ho presi in mano, questi ricordi mi facevano sorridere, poi ridere, poi sghignazzare, poi erano gradevoli. Quindi mi sono detto, ma io vorrei ancora vivere un po' con questi ricordi, mi fa piacere rivederli. Massimo Cotto mi ha proposto di fare un libro e io ho detto, ma facciamolo. Quindi abbiamo, diciamo, lanciato un fiume ancora più in piena, perché eravamo a due, è venuto questo risultato che è molto bello, perché è proprio un trasferello di quello che ho provato nell'anima e che provo ancora oggi pensando ai miei giocattoli, non impolverati ma gradevoli in cantina, chiaro. Oggi tu vivi in Francia? Sì, a Parigi, esatto. Sei sposato? Una moglie e due figli. E la vita da pop star? No, ma allora, i miei figli mi vedono a volte con la chitarra, quindi capiscono che amo sempre la musica, ma... Gli hai fatto ascoltare le tue canzoni? Ma diciamo è soprattutto mia madre che fa delle rassegne, degli update continuamente ai miei figli, così. Io ne parlo un po' a livello così, ma mia madre fa proprio la panoramica generale, lo zoom, il dettaglio degli ultimi 35 anni, quindi... una testa così ai miei figli, sì, è sicuro, ma solo questo mia madre. Questo è vostro padre. Esatto, questo è vostro padre, così, ma orgogliosa, nel senso che fa una grande pubblicità agli 883. Chiaramente, io ne parlo un po' meno di mia madre, sì. A chi ti ha chiesto, io non ho ucciso l'uomo ragno, e tu hai risposto, l'uomo ragno sono io. Ma diciamo che, allora, due cose da dire. C'è questa cosa Peter Parker, Spider-Man come Clark Kent e Superman, cioè una maniera di vivere metro boulot dodo, quindi sul divano di casa tua con un lavoro normale, quindi Peter Parker. E c'è questa maniera di voler sempre fare della musica, sempre fare delle serie, sempre fare del cinema, quindi un po' Spider-Man. Quindi è vero che in questo senso mi sento un po'... normale supereroe, quindi Spider-Man. Allora chiudi gli occhi, fidati di me. Chiudi gli occhi. Chiudo gli occhi. Mi avvicino. Ok. Ti copro gli occhi anche con le mie mani. Bene. Ok. E ti chiedo di visualizzare il prossimo sogno della tua vita. Ok. Ok. E mentre lo visualizzi, dimmi che cosa ti stai immaginando. Qual è la nuova ruota sulla quale vorresti salire? Una nuova ruota sulla quale vorrei salire. Wow,
gli occhi di una ragazza, no? Non so. Ok, continua a tenere gli occhi chiusi. Sì. Perché a proposito del fatto che forse alla fine Spider-Man sei tu, sì, abbiamo una sorpresa per te. Apri gli occhi. Apro. Oh, wow! Dai, Spider-Man, chiaro che... Ti presento Stefano. Stefano Caselli. Ciao, è ciao. Il disegnatore ufficiale, wow, per l'Italia dell'Uomo Ragno. Wow. Fenomenale. Beh, chiaro che... Insomma, lo fai benissimo, è chiaro. Mentre, grazie, tu parlavi, sì, lui era dentro la ruota a disegnare. Sì, ok. E non penso che tu abbia a casa... No, non ce l'ho e mi fa molto piacere averlo. Cioè, proprio è un poster che metterò assolutamente in camera mia. Sì, sì, nella mia cameretta, come un vecchio e nuovo ricordo, è chiaro. Sì, sì, grazie. Mi raccomando, firmalo, perché questo devi autografarlo. Sì. Ti somiglia un po', eh? Sì, un po' sì, diciamo. Diciamo abbastanza, sì. E nella vita tu sei un po' così, lanci sogni ai quali ti aggrappi e salti da una parte all'altra. Esattamente, da un palazzo all'altro, come lui, diciamo, la notte soprattutto. Grazie Stefano. Grazie a voi, davvero. Grazie a voi, un piacere. Grazie. Grazie. Grazie, grazie. Grazie. Tu pensi di finire così la nostra conversazione? Ma io spero di no, nel senso... Perché noi ti abbiamo fatto un regalo, adesso tocca a te. Apriamo la ruota. Esatto. Yeah. Canta qualcosa. Esatto, esatto. Yeah. Raggiungili tutti. Raggiungo la mia truppa. Presentaceli tu. Yeah. Yeah, yeah. Your eyes, it's like you light up the night. Even Venus and the full moon shining sound rock, I think of you at 3 o'clock. My love be with you when I'm feeling down and feeling. My love, help me through. My baby, help me, I need you. When I fly to you, just because I rock the moon. Mon du coeur, don't let me fall. Without you, I can't go on. When the sky will fade to dark, you'll be my song. Mon du coeur, your heart's my home. So don't leave me here alone. I can't resist one day on my own. Sally. Mon du coeur, don't let me fall. Without you, I can't go home. When your sky, you fade to dark, you sing my song. Mon du coeur. Celia Angelon, Marco Guarnerio. Grazie Francesca. Grazie Marco. Grazie Francesca, grazie a tutti. Ciao, ciao, grazie.